sin da quando siamo bambini, ci sentiamo ripetere continuamente. Per fare questo sei troppo piccolo, devi aspettare di crescere. Potrai farlo quando sarai grande e avrai imparato a prenderti le tue responsabilità. Ma cosa significa davvero crescere? Avviene quando si diventa semplicemente adulti? Oppure indipendenti? O magari riguarda il fatto di mettere su famiglia? No, no, è molto più di tutto questo. Crescere è ricerca, coraggio, trasformazione, apertura, fiducia, forza, accettazione, flessibilità, volontà. Tutte doti indispensabili per far sì che il cambiamento personale sia propositivo e, possibilmente, efficace. Eh sì, perché è possibile cambiare anche in peggio. Succede nel momento in cui subentrano la paura, la disistima, la violenza, l'arroganza, l'invidia, il controllo, l'incapacità di affrontare le sfide della vita. Le difficoltà finiscono per prendere il sopravvento, per inghiottirci e costringerci ad alzare le mani al cielo in segno di resa, di sconfitta. L'irreale diventa reale, la forza diventa debolezza, la vitalità diventa inerzia. Così muore ogni speranza, motivazione, desiderio e fantasia. E ci si abbandona, si sceglie di lasciarsi seccare, o peggio, marcire, come succede ad ogni pianta priva di cuore. Fortunatamente, però, il cambiamento è l'unica costante della nostra esistenza. Nessun giorno ci lascia senza aver operato dentro di noi delle metamorfosi, anche se non ne siamo pienamente coscienti sul momento, ma ne prendiamo atto solo dopo molto tempo e molte riflessioni, che per l'appunto hanno apportato del nuovo in noi, contribuendo alla propria crescita personale. È qui che entra in gioco la consapevolezza dell'adulto, che permette di continuare a progredire man mano che la si acquista, voglia di scoprire il nuovo e riscoprire il vecchio, di mettersi in gioco, di cercare e capire nuove prospettive per riuscire a vedere orizzonti diversi, per riprovare meraviglia anche per la semplicità, per comprendere se stessi e gli altri, per imparare ad essere umili e forti allo stesso tempo. Ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte e delle strade che decide di intraprendere. Crescere, in questo caso, significa avere la consapevolezza di poter scegliere e prendersi la responsabilità di farlo per se stessi, nel bene e nel male. Uno degli errori in cui più facilmente possiamo incappare è proprio quello di incolpare gli altri per le nostre cadute e per le nostre sofferenze, ma questo atteggiamento non potrà che andare contro la crescita. Invece, accogliere con benevolenza anche i momenti bui, le perdite e le sconfitte sarà un atto di coraggio e di grande maturità, poiché, spogliandoci delle nostre false certezze, saremo costretti a guardarci nudi, senza gli scudi che ci siamo costruiti per difesa, per sentirci meno fragili, per ingannare gli altri e spesso anche noi stessi. Solo attraverso questo faticosissimo processo impareremo a conoscere davvero noi stessi e a comprendere quali siano le risorse necessarie per poter crescere. Sicuramente la sofferenza insita nel cambiamento e nell'apertura verso il nuovo rappresenta in sé uno degli ostacoli peggiori da superare, ma allo stesso tempo rappresenta anche un ampliamento di coscienza che ci permetterà di vivere, riconoscere ed elaborare un dolore, accettandolo senza etichettarlo solo con connotazioni negative, ma piuttosto anch'esso come possibilità. Le tossicodipendenze impediscono alla parte sana di ciascuno di noi di evolversi, crescere, mutare in positivo. Piuttosto ci portano a restare dei Peter Pan che non vogliono assumersi alcuna responsabilità. Abbiamo celato il nostro adulto non prendendo una posizione, assecondando il nostro ego ed ignorando l'altro, rifugiando dunque nelle sostanze le problematiche legate al vuoto affettivo ed emotivo che è dentro ciascuno. Il lavoro in gruppo e in comunità ci dà la forza di riconoscere i nostri limiti e trovare la forza per affrontare le nostre criticità, i nuclei di sofferenza e il nostro ruolo attivo nelle modalità disfunzionali che abbiamo intrapreso,
per poterle modificare con consapevolezza. Il lavoro di gruppo ci fa condividere il peso del senso di frustrazione che si prova quando si prende coscienza di non essere mai cresciuti, facendoci sentire meno soli e capaci insieme di volerlo e provare a farlo finalmente. Solo così il nostro terreno tornerà ad essere fertile per i semi della nostra crescita e di conseguenza del nostro futuro, donandoci la capacità di accettare e la volontà di scegliere, liberandoci dalla paura di vivere sul serio e responsabilmente la vita. Quando la vita è dolce, di grazie e festeggia. Quando la vita è amara, di grazie e cresci.